E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi ragazzi, siamo qui nel seguito del video che già vi avevo detto dove andremo a aprire questo box, ragazzi, di Duck Team GX, dove vedete in primo piano soprattutto Giratina e Garchomp e ragazzi, che dire? Vi faccio già vedere il box e poi partiamo subito ad aprirlo. Ovviamente, te da parte come sempre, le 10 bustine anche per la mia ragazza. Ovviamente, così quindi anche lei, dai qualche bustina ragazzi come vedete queste sono alcune carte contenute qui abbiamo sempre giratine calcio qui abbiamo il buon latias e questo è il suo contenuto dire ragazzi di togliere la solita maledettissima plastica sperando venga via subito ragazzi e mi sa di no vediamo siamo partiti in quarta, ok. Ma la plastica non era d'accordo, però ce l'abbiamo fatta abbastanza veloce. Anche questo. Come avete visto nel video precedente, arriva sempre direttamente dal Giappone, da Amazon Giappone. E vediamo: togliere la linguetta, uuuh, in questo caso, super fast e così è come si presentano i pacchettini, anche questi molto belli come anche quelli di Miu. Andiamo subito, ragazzi. a Controllarli contandoli e togliere i 10 pacchettini da non aprire in questo video. Quindi ragazzi, iniziamo subito. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 pacchettini. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Poi abbiamo 16, 17, 18. 19 e 20, poi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E questi ragazzi saranno i pacchettini che andremo ad aprire noi in questo istante. E partiamo subito ragazzi, vi faccio vedere un attimo la bustina, molto carina. Questo è il suo retro. E andiamo subito ragazzi in quarta. Vediamo anche qua se riusciamo i pacchetti magari essendo un po' più vecchi o oh, mi è caduta addirittura la bustina ragazzi scusate problemi tecnici c'è anche un po' la stanchezza vi dico l'orario solo luna di notte ovviamente come al solito a notte fonda registriamo mettiamo via pacchettino e vediamo subito cosa troviamo allenatore Pokémon candelabro che era quello che abbiamo trovato vi prima questo non mi ricordo se è anduro o se o quant'altro, Pikachu molto carino. E questa Olo di Upa. In poche parole stiamo trovando, ragazzi, le carte normali del box precedente di mio. Mi fa piacere. Se un attimo sfocata la cam. O per meglio dire il telefono, dato che registro con il telefono. Vediamo in quest'altro pacchetto, ragazzi. Oh mamma mia, è venuto fuori un po' rotto. Quindi mettiamolo da parte di qua, che è meglio. Tricchettino, vediamo subito cosa trovo. Evoluzione di Magmar Cubone, molto carino. Questo non so come si chiama. Questo niente, poco di meno. E questo dovrebbe essere Meletta o l'evoluzione presente se ne ha una, ma non ne sono sicuro. Vediamo subito ragazzi con questo altro pacchetto. Come vedete, cercate di fare il più in fretta possibile, sia per voi che per me. Perché vorrei andare a dormire e domani bisogna lavorare, giustamente, ragazzi. No, crolliamo dal sonno Vediamo subito quest'altra carta Abbiamo questo Doberman Trattenuto, in realtà non trattenuto L'evoluzione Baby di Lucario, diciamo Moon Un altro Moon, come nel box prima, però diverso Magmar e Una Oro, ragazzi, che abbiamo Garchom Abbiamo Garchom, carino Non male, Garchom, dai ragazzi Lo mettiamo di qua In realtà abbiamo trovato una Oro anche di qua Che è Upa, anche questo qui, non è male Quindi mettiamo di lì anche questa Andiamo subito, ragazzi, con quest'altra bustina, e poi, come al solito, bustina dopo. Dai, ragazzi, facciamo un bel ASMR come spero piacciono tanto a voi. Questo pacchettino tenuto meglio degli altri. E vediamo subito con il tricchettino cosa abbiamo trovato. Uh, latias molto carina. Biduf, se non ricordo male, medidite, il lampadario e niente, non so neanche. Come si chiama? E ragazzi, andiamo adesso con l'ASMR. Ok, ragazzi. Tenuto anche abbastanza bene per essere un ASMR. Per le nostre fortuna vediamo subito cosa abbiamo trovato Marovak bello particolare questo non mi ricordo come si chiama Stunkfish evoluzione di Bidof, ragazzi uh mamma mia ragazzi ho trovato mamma mia sto svegliendo una Rainbow speriamo di che non un sia una delle poche che ho già di questo set vediamo subito uh ragazzi i due Raichu quello normale e quello di Alola se non ricordo male dovrebbe essere carini GX Tag Team belli Particolare. Non so neanche se viene valutata come rainbow o solo full art, ma molto carina. Quindi, in questo caso, il nostro tricchettino con l'asma ha funzionato. Abbiamo trovato, ragazzi, la nostra prima full art. Andiamo subito con il prossimo pacchetto. Vediamo se siamo ancora anche così fortunati. Questo che non capisco che Pokémon sia Pokémon candela l'evoluzione prima penso di Garchomp questo non mi ricordo e una holo che abbiamo Raichu carino, Raichu di Alola sul suo skate bar surf tavola da surf ovviamente o tavola da skate e, oh mamma mia questo è venuto un po' male quindi mettiamolo qui da parte ragazzi tricchettino, e vediamo in questo caso anche qui cosa abbiamo, sempre il cane questo invece è Tundurus dovrebbe essere i baby di Lucario, pidova non ricordo male, e questo Trainers che non ci interessa, andiamo con quest'altra, vediamo cosa ci riserva il fatto. Anche questo pacchetto, ahimè, lo mettiamo qui di lato perché non è andato benissimo. E vediamo con il trick allenatori Stunfish soluzione di bidoff. Candelina e holo giratina, bellina, 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 bellina la holo giratina, bellina, preferivo male il full art, eh, dato che mi sembra che ci sia, però dettagli ragazzi, tralasciamo, tralasciamo, andiamo subito in questo altro pacchettino, dopo magari tra due altri pacchetti vi faccio un altro ASMR. Vediamo qua abbiamo questo timbro di rifiutato, tra virgolette, questo che non so che Pokémon sia. Questa è evoluzione prima di Snorlax, tra virgolette, il baby Lucario e Marowak, normale che già avevamo trovato. Andiamo subito con quest'altra, ragazzi. Uh, guardate questa come è già venuta meglio, non male. Quindi mettiamola di qua. Poi, tra due facciamo l'asma, come detto super piccione gigante questo non mi ricordo come sia chiama bido che guarda una pera questo in questo stile è molto carino e la holo di kangaskan con i due raichu dietro super felici non chiedetemi come mai però sembravano molto felici dato che ridono sorridono e scherzano ragazzi vediamo subito qua invece cosa troviamo bustina anche qua tenuta nella media per le carte giappo ormai sto sbustando solo Japo, però va bene, Marovac Pidove, Cubone, oh, ho già che è un Aolo, però va bene, un altro Pikachu, non male, e questo, ragazzi, che non so chi sia, però è un Aolo. Ragazzi, quindi andiamo con il secondo e ultimo Asma di questo video, ed eccolo qua, tutto per voi. Qui ragazzi Stranamente Tenuto anche abbastanza bene Ormai Mi danno un esperto In velocità di aprire i pacchetti Oggi però, lasciamo perdere Super piccione Evoluzione di Bido Magmar Di nuovo Scusate Mi sono impapinato Con le carte Questo che non so chi sia E Timbro Normale Trainer Ragazzi Vediamo Quest'altra bustina Penso di aver superato La metà Uh ragazzi Aspettate Profittiamone Dato che è venuto così bene, uh, questo è tenuto super 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 bene. Se riesco a scollare tutto, uh, perfetto, ragazzi! Tenuto veramente addio. E adesso minimo troviamo anche qualcosa di super bello. Vediamo. Allenatori, questo che non mi ricordo se è Tundur, Landurus e compagnia. Candela normale, questo in modalità. Perushu ragazzi abbiamo trovato una V-Force, una GX, ah è vero che qua c'erano ancora le GX pensandoci e abbiamo questo che non mi ricordo come si chiama però GX, carino, quindi prediction di aver trovato anche una carta buona nel pacchetto venuto e tenuto bene, quindi ragazzi non male, penso che sto anche, sto parlando ogni tanto, ma quello sono dettagli, chi se ne frega, andiamo subito con quest'altro pacchettino tenuto lì e abbiamo ragazzi. Questo che è Lucario in persona con Giratina dietro e Gatron. Molto bellino questo. Stunkfish, ragazzi. Questo che è Kik Kik Lot tipo una roba del genere. Non mi ricordo più perché lo vedo su Pokémon GO. E un altro Latias. Carino, carino. Credo non ci sia Latios. ahimè, Però, chi se ne frega. Non c'è uno dei due. Anche quelli mi sono sempre abbastanza piaciuti. Uh, un altro pacchetto, ragazzi, tenuto discretamente bene. Abbiamo questa carta qua che è questo trainer l'evoluzione di moon in questo caso questa sempre questa carta meditita e, 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 e una holo che sono i trainer amiconi tra virgolette in questo box qua invece tante holo rispetto a quello di mio mi sembra di aver trovato tante tante holo ovviamente poi vabbè, rimanevano i 10 pacchetti che non ho aperto in diretta nell'immediato quindi magari potrebbero essere tutte in quel pacchetto altri 10 pacchetti in quell'altro pacchetto ma erano più pacchetti evoluzione di Magma, ragazzi Bidof questo non mi ricordo come si chiama questo nemmeno e, e, e questo qua nemmeno però carino che è il Pokémon Cavaliere chiamiamolo ragazzi mancano solo 4 bustine da un lato dispiace aver già finito di spacchettare da un lato sono felice perché come detto vorrei andare a dormire in realtà volevo già andare a dormire da un po' Però ho avuto occasione di sbustare. Non volevo far passare troppo tempo, quindi ho detto sbustiamo. Pacchettino ottenuto male. Andiamo a fare il tricchettino: vediamo subito cosa abbiamo trovato. Trainer della fornace, sempre questo Pokémon. Anche abbiamo trovato Tundurus, quindi tutte e due. Pokémon candelabro e una holo di nuovo Raichu, perché mi sembra che già abbiamo trovato, ragazzi. Quindi mi sta un po' deludendo che adesso. Quello che abbiamo trovato sinceramente perché Poche poche carte Su quelle 2 GX per adesso Per carità una full art, Anche molto bella di, dei due Raichu Però vediamo Vediamo mi aspettavo di più Ma ripeto sono in quei 10 pacchetti Speriamo sempre Trainer, Cubone, Piccione Cat e Doberman Ma stoppiamo i nomi E li nominiamo a cavolo Andiamo ragazzi con il penultimo Pack di questo bustamento che fa parte dello busta boxing anche questo pacchettino è tenuto male mettiamolo di qua vediamo subito ragazzi tricchettino nastro magma Pidova munna e evoluzione di meditite medician se non ricordo male non mi ricordo e ragazzi finalmente siamo arrivati a lei l'ultima bustina vediamo subito ragazzi cosa cela in questa busta, aperta veramente in modo strano, l'ho ottenuta bene. E vediamo ragazzi, l'ultima busta di oggi. Abbiamo, credo, Melovetta o l'evoluzione di meloetta o la prima di mi militita evoluzione tra virgolette prima di Snorlax. Questo non mi ricordo come si chiama. E, e U uh, ragazzi, un'altra GX. U uh, abbiamo Garchomp e Giratina, che forse questa già avevo. Però non male. E almeno, ragazzi, abbiamo trovato tre carte che adesso direi che vi posso mostrare, dato che il video è finito, e almeno possiamo salutarci e vederci poi alla prossima con un altro video. Questo, ragazzi, è la full art con i due Raichu Garchomp e Giratina. E questo che non mi viene in mente il nome, non vorrei storpiarlo troppo come al mio solito, ragazzi. E quindi ragazzi, dato che il video è finito, io vi ricordo come al solito di lasciare quindi un bel mi piace qua sotto se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentare con qualche suggerimento, cosa avete trovato anche voi, se mai avete già aperto questo box, dato che è leggermente vecchio, condividere il video con i vostri amici, guardare qui sotto con i link utili che lascio sempre. E noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima un altro video. Io vi saluto e ciao ciao!